sostenitori nel momento della nascita del Partito Nazionale Fascista. L'8 luglio del 1901 Benito Mussolini ottiene il diploma di maestro elementare nello stesso istituto di Forlimpopoli. Successivamente chiede e ottiene di poter insegnare, prima per concorso e poi per incarico, in diversi comuni. Quindi insegna a Predappio, nella sua nativa Predappio, insegna a Legnano, a Tolentino, a Ancona e a Castelnuovo Scrivia. O perlomeno cerca di insegnare, ma ottiene sempre un disfavore da parte dei presidi degli istituti per via della sua fede socialista. Comincia quindi a un certo punto a insegnare nella scuola elementare di Pieve Saliceto, il primo comune italiano amministrato da una giunta socialista. Dopo la fine dell'anno scolastico emigra in Svizzera per sfuggire al servizio militare obbligatorio e si stabilisce a Losanna. Lì si iscrive al sindacato muratori e manovali, di cui poi diviene segretario, e nel 1902, il 2 agosto, pubblica il suo primo articolo sull'Avvenire del lavoratore, il giornale dei socialisti svizzeri. Questo è solo un primo, chiamiamolo, vagito, perché poi in realtà la vera e propria attività giornalistica di Benito Mussolini inizierà nel 1904. Fino a novembre vive in Svizzera, non è un periodo stanziale, lui si sposta parecchio, quindi vive di città in città e svolge lavori occasionali, tra cui fa il garzone in una bottega di vini a Losanna. Per via di queste sue manifestazioni piuttosto sanguigne di carattere e diciamo, di carattere personale, di carattere politico, viene espulso 2 volte dal paese. Viene arrestato una prima volta come agitatore socialista e poi viene incarcerato per 7 giorni a Ginevra a causa del permesso di soggiorno falsificato. Nel frattempo riceve anche una condanna a 1 anno di carcere per renitenza alla leva militare. Tuttavia viene protetto da alcuni socialisti anarchici del Canton Ticino, con i quali diciamo, avvia un grande rapporto di amicizia e con una di esse, una militante socialista, una certa Angelica, avvia una relazione sentimentale. Nel periodo in cui Mussolini risiede in Svizzera, tra le varie sue locazioni, abita a Savosa, comune a nord di Lugano, e partecipa quindi al consolidamento dei muri sulla strada di Trevano. In Svizzera Mussolini ha la possibilità di avvicinarsi a Vilfredo Pareto, e ne frequenta le lezioni all'Università di Losanna. Pareto è quello famoso del diagramma di Pareto per quanto riguarda i famosi assi cartesiani diciamo, sulle sinusoidi, sugli andamenti variabili nel tempo di valori che possono essere impostati diciamo, a prescindere. Quindi frequenta l'Università di Losanna e Pareto, che vede in Mussolini un grande statista, lo inciterà a prendere il potere e a organizzare la marcia su Roma, inviando un telegramma dalla Svizzera in cui diceva ora o mai più. Mussolini utilizza le idee di Pareto per rivedere la sua adesione al socialismo. Sempre in Svizzera, Mussolini collabora con periodici locali di ispirazione socialista e comincia a scrivere sul giornale L'Avanguardia Socialista. Questa attività di giornalista rende evidente, fin dai primi scritti, l'avversione ideologica al positivismo, che allora era predominante nel socialismo italiano.
Mussolini prende immediatamente posizione contro questo orientamento e si schiera quindi con l'ala rivoluzionaria del Partito Socialista, capeggiata da Arturo Labriola. Col passare degli anni, Mussolini sviluppa una sempre più aspra avversione verso i riformisti e tenta di diffondere e di imporre all'interno del movimento socialista la propria concezione rivoluzionaria. Ed è in questo periodo che Mussolini mostra le maggiori affinità ideologiche con il sindacalismo rivoluzionario. Ha una serie di colloqui con un pastore evangelico, Alfredo Taglialatela, e da questi trae una sua conclusione negativa sul problema dell'esistenza di Dio. Diciamo una teoria sulla quale torna poi a riflettere molti anni dopo. Le sue opinioni vengono poi in seguito raccolte nell'opuscolo L'uomo e la divinità, che è praticamente una breve dissertazione sui motivi per i quali bisognerebbe negare l'esistenza di Dio. In questo stadio, Mussolini frequenta assiduamente una scuola di francese e cerca anche di imparare il tedesco, avvalendosi in quest'ultimo caso dell'aiuto della sua fidanzata Angelica Balabanov. Nel novembre del 1904, decaduta per termini decorrenti la condanna per renitenza alla leva, e in seguito anche all'amnistia concessa dall'erede al trono Umberto, Mussolini torna in Italia. Ovviamente però si deve presentare al distretto militare di Forlì e adempiere i suoi doveri di leva e viene assegnato al 10° Reggimento Bersaglieri di Verona. Torna a casa per una licenza per assistere la madre morente, poi riprende il servizio militare, ottenendo al termine una dichiarazione di buona condotta per un contegno estremamente disciplinato, cosa abbastanza strana visto il suo carattere piuttosto fumino. In Svizzera lascia il posto di corrispondente del giornale Avanguardia Socialista, che viene assegnato al socialista Luigi Zappelli, che era, diciamo, una sua vecchia conoscenza. Congedato dal servizio militare, Mussolini rientra a Predappio nel 1906. Si reca a insegnare a Tolmezzo, dove ottiene un posto da supplente dal 15 novembre sino al termine dell'anno scolastico. È un periodo piuttosto difficile, perché si dimostra incapace di mantenere l'ordine con gli studenti. Diciamo, l'anticlericalismo, quindi il fatto di rinnegare l'esistenza di Dio e il suo linguaggio particolarmente sboccato, gli attirano le antipatie della popolazione locale. Nel 1907 ottiene l'abilitazione all'insegnamento della lingua francese e nel 1908 gli viene assegnato un incarico come professore di francese presso il Collegio Civico di Oneglia, dove insegna anche italiano, storia e geografia. A Oneglia ottiene la prima direzione di un giornale, il settimanale socialista La Lima. Nei suoi articoli attacca le istituzioni sia politiche sia religiose, accusando il governo Giolitti e la Chiesa di difendere gli interessi del capitalismo ai danni del proletariato. Per evitare problemi si firma con lo pseudonimo Vero Eretico. Il giornale suscita grande interesse e Mussolini comprende che il giornalismo d'eversione può essere senza dubbio utilizzabile come uno strumento politico. Torna a Predappio e si mette a capo dello sciopero dei braccianti agricoli. Viene arrestato per minacce a un dirigente delle organizzazioni padronali, viene processato per direttissima e condannato a 3 mesi di carcere, ma viene poi rilasciato in libertà provvisoria su cauzione. Nel settembre del 1908 viene di nuovo incarcerato per 10 giorni per aver tenuto un comizio non autorizzato.
Si trasferisce infine a Forlì, dove vive in una stanza affittata assieme al padre vedovo, che nel frattempo aveva aperto la trattoria Il Bersagliere con la sua nuova compagna Anna Lombardi. In questo periodo Mussolini pubblica su diversi giornali, ricordiamo Pagine Libere, La filosofia della forza, dove praticamente diventa il portavoce dell'irredentismo italiano e viene eletto segretario della Camera del Lavoro e dirige quindi il suo primo quotidiano, L'Avvenire del Lavoratore. Questa volta è la versione non più svizzera, ma quella italiana. Il 7 marzo, si rende protagonista di uno scontro giornalistico con Alcide De Gasperi, ha a che fare con il popolo di Cesare Battisti. E il 10 settembre, fine dello stesso anno, Mussolini viene incarcerato a Rovereto con l'accusa, da cui peraltro poi verrà assolto, di diffusione di giornali già sequestrati e istigazione alla violenza verso l'impero asburgico. Viene poi comunque espulso dall'Austria e fa ritorno a Forlì. A Forlì, a partire dal 1910, diviene segretario della Federazione Socialista Forlivese e dirige il suo periodico ufficiale L'Idea Socialista. Il 17 gennaio inizia a convivere con Rachele Guidi, sua futura moglie, in un appartamento ammobiliato. Comincia a collaborare con la rivista socialista Soffitta ed è in questi anni forlivesi che decide anche di prendere lezioni di violino. Tra le opere preferite di Mussolini si ricordano La follia di Corelli, le sonate di Beethoven e le composizioni di Veracini, Vivaldi, Bach, Granados, Fauré e Ranzato. Dal punto di vista giornalistico, continua il rapporto con Il Popolo di Trento, insieme a Cesare Battisti, il quale gli chiede di scrivere un romanzo a puntate. Ovviamente viene compensato per questo suo lavoro, e Mussolini come argomento sceglie la critica anticlericale e sociale, basandosi su una storia realmente avvenuta a Trento nel 600. Partecipa all'undicesimo congresso socialista di Milano e nel 1911 la sua sezione, socialista vota l'autonomia dal Partito Socialista Italiano. Nel maggio dello stesso anno, la prestigiosa rivista letteraria La Voce pubblica il suo saggio Il Trentino veduto da un socialista, costituito dagli appunti stesi da Mussolini durante il 1909. Conosce Pietro Nenni, all'epoca segretario della nuova Camera del Lavoro repubblicana, diciamo, non corre buon sangue tra di loro, e il bello è che i due sono anche vicini di casa. Spesso ci sono degli scontri nei quali se le danno di santa ragione, ma proprio probabilmente grazie a questo, alla fine i due diventano amici. Nel 1911, quindi, insieme all'amico Pietro Nenni, Mussolini partecipa a una manifestazione contro la guerra con l'impero ottomano, per il possesso di Cirenaica e Tripolitania, che si conclude con scontri violenti con la polizia. Nenni, durante la manifestazione a Forlì, viene ferito da tre sciabolate. Mussolini viene arrestato e condannato a 1 anno e 15 giorni. Viene recluso nel carcere di Bologna insieme a Mussolini. In carcere, Mussolini viene notificato della nascita della figlia Edda, che gli viene quindi portata in carcere, e avrà per la prima volta la possibilità di tenerla in braccio. La piccola Edda si abitua alla presenza costante di Nenni, tant'è che nel tempo imparerà a chiamarlo zio. La pena gli viene ridotta a 5 mesi e mezzo. E il 12 marzo del 1912 viene rilasciato.
Grazie a questi eventi, che hanno un po' il suo